Goswami Prabhu Ki Jai. Facciamo i nostri rispettosi omaggi ai sei Goswami di Vrindavana. Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Kumar Bhatta Goswami. Sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate allo scopo di stabilire gli eterni principi della religione a beneficio dell'umanità intera. Essi sono dunque onorati in tutti e tre i mondi e tutti possono prendere rifugio in loro, perché essi servono Sri Sri Radha e Krishna a sorte nel senso di questo amore delle donne. Sri Sai Goswami Prabhu Ki Jai. Allora, da mettere la devozione, manifestazioni d'amore per Krishna. Allora, l'orgoglio. Le manifestazioni dell'orgoglio che accompagnano l'amore estatico possono nascere dal fatto di possedere immense ricchezze, una grande bellezza fisica, un'abitazione di gran classe o anche dal fatto di aver realizzato un ideale caro al proprio cuore. Si definisce orgoglioso anche colui che rimane indifferente davanti alla mancanza di considerazione verso la propria persona. Srila Vivamangala Thakur disse: «O Krishna, tu mi lasci ora, sfuggendo al mio braccio, ma rimarrò stupito dalla tua forza solo quando saprai fuggire dal più profondo del mio cuore, dove io ti tengo prigioniero». Questo esempio illustra un sentimento d'orgoglio dell'amore statico per Krishna. Una volta, durante la danza rasa, dopo che Radharani ebbe abbandonato il cerchio della danza e Krishna stava per andare a cercarla, una gopi gli rivolse queste parole: «Caro Krishna, tu sei certamente stato molto gentile a servire la forma della nostra cara Srimati Radharani, e ora tu lasci tutte le gopi per andare a cercarla. Permettimi di domandarti, come vorresti che lei si comportasse con te?» In questo esempio l'orgoglio è generato dal fatto di possedere una bellezza squisita. Radharani, che talvolta sentiva nascere in sé l'orgoglio, diceva: «Nonostante i pastorelli si sforzino di fare per Krishna bellissime ghirlande di fiori, quando io gli offro la mia, egli rimane meravigliato e si affretta ad accettarla e a stringerla sul cuore». Srimad Bhagavatam riporta queste parole di Brahma: «O Madhusudana, i tuoi puri devoti sentono l'effetto dell'amicizia piena d'estasi che tu nutri per loro, perciò non sono mai vinti da alcun nemico. Sanno che tu li proteggi sempre, perciò possono superare con la più grande facilità l'ostacolo che un nemico può opporre. In breve, colui che ha preso completo rifugio sotto i piedi di lodo di Krishna, sotto i piedi di lodo del Signore, è sempre orgoglioso di poter vincere ogni volta il nemico». Un tessitore di Mathura rivolse a Krishna queste parole: «Caro re di Vrindavana, sono così orgoglioso di ricevere la tua misericordia che non attendo neppure quella che potrebbe conferirmi il Signore di Vaikunta. Questa misericordia tanto ricercata
dai numerosi saggi assorti in profonde meditazioni. Mettere la devozione chi già ci da Rupa Goswami Prabhupada, chi già è rimasta una finalità. Allora, infatti, sebbene gli yogi e i grandi saggi meditano su Vishnu che risiede a Vaikunta, un devoto di Krishna, a causa del suo orgoglio spirituale, non darà molta importanza a questa meditazione. Questo sentimento deriva dal fatto di aver raggiunto Krishna, il fine supremo dell'esistenza. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Lista delle 10 offese da evitare durante il canto del Mahamantra. Per offesa si intende ogni atto mentale, verbale o fisico che ostacola il progresso spirituale del devoto. Ingiuriare o criticare un devoto che ha dedicato la sua vita al canto e alla diffusione dei santi nomi del Signore. Mettere il nome degli esseri celesti come Shiva e Brahma sullo stesso piano del nome di Vishnu o crederli indipendenti da esso. Trascurare le istruzioni del maestro spirituale, bestemmiare le scritture vediche e gli atti scritti che le sostengono, considerare immaginarie le glorie del Mahamantra, interpretare i santi nomi del Signore, compiere coscientemente atti colpevoli, contando sul canto del Mahamantra per annullarne le conseguenze. Considerare il canto del Mahamantra uno dei riti propiziatori. Parlare delle glorie del Mahamantra ai non credenti. Non avere una fede totale nel canto dei santi nomi. Rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver compreso gli insegnamenti del maestro spirituale. È anche da considerarsi in offesa il canto dissertente. Chiunque si consideri un Vaishnava, deve guardarsi attentamente dal commettere queste offese, se vuole ottenere presto il fine desiderato della vita. Krishna, Sri Harinam Mahamantra Ki Jai. Offriamo il bentornato a Machandra Prabhu. Offriamo i nostri rispetti. Offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava devoti del Signore, che sono come alberi dei desideri, perché possono soddisfare le aspirazioni di ognuno, e sono pieni di compassione per tutti gli esseri condizionati. Mancia kalpa tarubhyascha, ripassi tu pieva già, ti danà un po' vanemia.